Io sono Andrea Sarani, ho 23 anni, vivo e mi trovo attualmente a Pavia, nell'Oltrepò Pavese, ed è da qui che avrà inizio la mia avventura No Limits. Il mio primo ricordo legato a me su una motocicletta risale a quando avevo 12-13 anni. A dire la verità, prima mi era stato proposto, l'ho rifiutato per timore, ho rifiutato di guidare una mini moto, no, normalmente, perché penso che essendo stato ed essendo tuttora una persona prudente, avevo veramente paura di cadere o di farmi male. Quando mi sono sentito pronto, ho deciso di prendere il famoso ciao di mia mamma, blu, me lo ricordo ancora, e mettermi nella sterrata che avevo dietro casa e andare. Andando, imparando a guidare, imparando ad accenderlo, a fare le buche, i salocchi, così, ho capito che quella era una cosa che veramente mi piaceva e su cui avrei dovuto investire e andare avanti. E così è stato. Se devo fissare un punto d'inizio, sicuramente è quel fuori strada con il ciao. Per quanto un genitore può essere contento, posso dire che mio papà, essendo un appassionato di moto, di competizioni e tutto, è sempre stato comunque abbastanza favorevole. Di conseguenza anche mia mamma si è adattata, naturalmente lei è sempre stata quella un pochino più timorosa di questa passione. Le moto simbolo della mia adolescenza sono due. Sicuramente il ciao, che è la cosa a cui io sono più legato, in cui ho fatto le peggio avventure. Mentre come moto che ho anche tuttora, che è simbolo della mia adolescenza e di tutta la mia crescita a livello motociclistico, è la mia, la Yamaha DT125, che non penso proprio venderò mai, quella lì è nel cuore. Come avventura più grande che io abbia mai fatto con quella moto lì, di più ne ho fatte sicuramente con il ciao, con amici, quindi tutto ciò che riguarda il fuoristrada con il ciao ne abbiamo distrutti di ciao, quindi di tutto, dai salti ai salocchi, qualsiasi cosa. Mentre con l'altra moto io ho sicuramente più viaggiato e della moto con cui ho imparato a viaggiare. Ti cito sicuramente il mio primo viaggio che ho fatto in un solo weekend da Pavia fino a Perugia per andare alla Tendata, al primo evento di motociclismo All Travelers, che è stato un po' l'evento catalizzatore poi che ha fatto partire anche tutta questa esperienza nuova. La moto ti dà libertà. Come emozioni sicuramente tu ti senti, io mi sento libero, senza tempo. Il tempo diventa un'altra cosa, sei tu e lo spazio, guardi avanti, vedi dove puoi arrivare, quindi come è una sorta di futuro, no? Mentre guardando indietro vedi cosa hai lasciato, da dove sei arrivato. Quindi è un'esperienza per me unica, indescrivibile a parole. Sicuramente questa cosa qui di timeline è quello che più ci arriva vicino al sentimento che provo quando viaggio e quando sono nell'avventura con la mia moto. Non posso dirti che viaggiare in moto è la miglior maniera, il modo più bello di viaggiare. Sicuramente è una cosa soggettiva, c'è chi viaggia in bici, c'è chi viaggia in auto, c'è chi viaggia in treno, ognuno ha la sua preferenza. Io, come ti ho detto, per le emozioni che comunque mi dà, che mi fa sentire a contatto con quello che ho intorno, e poi soprattutto ti dà il senso del rischio. Vogliamo metterla così, che può essere un mezzo abbastanza associato al rischio, no? Del viaggiare. Sicuramente uno si sente più sicuro in macchina o in treno che viaggiare in moto. Il fatto che quando tu viaggi in moto percepisci questo senso di sfida, anche di pericolosità, è una cosa che sicuramente a me contribuisce in quello che è l'emozione generale del viaggio. I miei viaggi fatti finora non ho fatto nulla di eclatante. Sicuramente il viaggio che più ricordo è quello che ho fatto a Portofino, il mio primo viaggio, in cui è sicuramente una meta molto vicina, quindi tanti non lo considererebbero neanche un viaggio. Tuttavia io, viaggiando sempre col 125, ho avuto di fronte, quando avevo 16 anni, questo ostacolo del fatto di dire no,
è troppo lontano, non ci puoi arrivare con un 125. Ecco, questa cosa mi ha sempre particolarmente stimolato nel riuscire a farcela. Quindi quello è il mio viaggio Pavia-Portofino che ho fatto quando avevo 16 anni con una cartina in mano. È il viaggio simbolo da cui è partita la mia passione per viaggiare in moto. Diversamente ho fatto fino al confine svizzero, su Livigno, ho fatto tutta la Liguria, sempre ed esclusivamente in 125, più la famosa tendata di motociclismo. Come disavventure sono caduto, mi è capitato più volte di cadere, tuttavia senza mai gravi conseguenze, o comunque praticando fuori strada, qualunque motociclista che pratica fuori strada sa che si cade, e cadere è normale. Quindi ogni volta che si cade, sperando sempre di non farsi male, ci si rialza in piedi con un sorriso e si continua ad andare avanti. Questo contribuisce, comunque ci tengo a dirlo, a rendere ogni disavventura la parte migliore dell'avventura, perché sicuramente poi quando tu vai a ricordarti di quel viaggio, di quell'esperienza, la disavventura è una delle cose che ti rimane maggiormente impressa. Quindi è un simbolo, no? Se io ti devo raccontare quando sono andato alla famosa tendata di motociclismo, ti dico che all'altezza di Cremona sono scivolato e ho fatto una caduta. È una delle prime cose che ti direi raccontandoti quell'esperienza. Definire 125 No Limits con una sola parola, ritengo che non basti una sola parola, perché sennò scadrei nella banalità di quello che è avventura. Però se te ne devo proprio individuare una, preferirei definirlo come determinazione, perché questo è totalmente frutto della determinazione personale e nel credere nelle proprie capacità, nelle proprie convinzioni e nei propri obiettivi. "125 No Limits", da giovedì 18 giugno solo su Giap TV. Ha ha ha.